Tra le novità presentate da Panasonic qui a Fotochina 2016 abbiamo la nuova Lumix LX15. È una fotocamera compatta dalle interessanti caratteristiche. Innanzitutto appunto è compatta, è una fotocamera attaccabile, sensore in formato da un pollice, 20,1 megapixel che arriva a lavorare fino a 12.800 ISO di sensibilità. La parte interessante è sicuramente anche l'ottica. Stiamo parlando di uno zoom 3x 24-72 mm equivalenti con apertura 1.4 alla focale minima e 2.8 alla focale massima, quindi un'ottica decisamente luminosa per il segmento. Abbiamo un display posteriore orientabile che può essere orientato anche verso l'avanti. Abbiamo la messa a fuoco che abbiamo già visto sulle mirrorless DFD, che dovrebbe garantire una messa a fuoco veloce e precisa. Abbiamo la possibilità di fare filmati 4K e di sfruttare la potenzialità della funzionalità 4K foto. Praticamente la macchina può scattare una raffica di foto 4K, praticamente fa un filmato in 4K da cui è possibile estrarre i diversi fotogrammi. I diversi fotogrammi possono essere utilizzati appunto in diversi modi per fare una raffica e avere tutti i fotogrammi di questa raffica molto veloce a 30 fps, oppure per delle funzionalità particolari di messa a fuoco. La funzionalità post focus, praticamente dalla raffica posso decidere quale foto dove mettere a fuoco, perché la macchina fa una raffica mettendo a fuoco in tutti i punti dell'inquadratura e poi in post produzione posso decidere quale punto di fuoco scegliere, oppure il focus stacking, che è una tecnica molto utilizzata negli scatti macro ma che generalmente viene fatta in post produzione su PC in modo abbastanza complesso. In realtà qui la macchina fa tutto da sola, fa una raffica in 4K, quindi 8 megapixel di tutti i punti possibili di messa a fuoco all'interno dell'inquadratura e poi li fonde in un'immagine completamente tutta a fuoco. Appunto è una caratteristica che può essere utile negli scatti macro ma in diversi tipi di scatto. Dicevamo, una macchina attaccabile. Adesso poi passiamo a vedere le altre novità che sono state presentate da Panasonic.